Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. BTP Italia, grande flop, gli italiani non comprano. Manovra tutta l'Europa contro l'Italia. Generali, il piano Donè non accende il leone in borsa. Mediolanum, Doris passa il testimone ai figli. Consulenti, parte nuovo albo e si fa pubblicità. ANETF fa acquisto di Anvesco. Ancora poca domanda per la sottoscrizione del BTP Italia, che non ha registrato miglioramenti nella terza giornata di collocamento. Attendendo l'ultimo risultato presso gli istituzionali, il Tesoro ha raccolto in tutto 863 milioni di euro, nonostante il recupero del BTP sul mercato secondario e l'assottigliamento dello spread. Si tratta di un insuccesso, peggiore perfino alla seconda emissione del giugno del 2012, quando su un collocamento complessivo di 1,7 miliardi di euro furono sottoscritti circa 1,2 miliardi. Rispetto all'emissione precedente, la nuova versione del BTP Italia prevedeva una cedola garantita più elevata, pari all'1,45%. Il nuovo BTP Italia torna infine alla scadenza originaria di 4 anni rispetto agli 8 anni delle ultime emissioni. Sola ed isolata, come d'attese, la Commissione europea ha bocciato la manovra italiana, anche nella sua versione rivista. Il documento programmatico di bilancio non rispetta gli impegni presi, pertanto il Collegio dei Commissari considera giustificata la richiesta di un'apertura di una procedura di infrazione per il mancato rispetto della regola sul debito. Al governo giallo-verde vengono contestate le cifre e le previsioni di crescita, ma non solo. I piani del governo implicano un notevole passo indietro sulle passate riforme strutturali, volte a stimolare la crescita, scrive la UE. La Commissione si assume la responsabilità politica nell'interesse dei cittadini italiani e dell'Eurozona nel suo insieme, ha spiegato il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. Come dire che il debito pubblico non è così sostenibile come invece sostiene il Tesoro. Borsa e analisti si confrontano col nuovo business plan di Generali. Per il triennio 2019-2021 la società punta a raddoppiare l'utile netto globale al 2021 dell'asset management a oltre 400 milioni di euro, con un margine operativo che dovrebbe portarsi al 47%. Dal punto di vista tecnico il titolo non ha oltrepassato la resistenza statica posta a 14,60 euro, accusando poi di conseguenza una piccola correzione che ha riportato i corsi a ridosso del supporto statico posto a quota 14 euro. Più ottimismo sul fronte degli analisti. Per Banca IMI il titolo vale un ed con obiettivo a 16,80, per Jefferies è buy con fair value a 18, mentre per Equita è hold con target di 17 euro. Importante novità per la governance di Mediolanum: i diritti di voto della holding della famiglia Doris Finprog Italia sono scesi al 20,1357% del capitale, da circa il 26% a seguito di una modifica delle convenzioni di voto sulle azioni detenute dai membri della famiglia stessa nel quadro della pianificazione del passaggio generazionale. In particolare sono stati riallocati ai fini Massima Analisa, titolo gratuito, i diritti di voto su 9 milioni di azioni di Finprog, sinora capo ai genitori, e sono stati inoltre riallocati i diritti di voto spettanti su circa 46 milioni di azioni della banca in favore di Ennio Doris e della moglie Lina Tombolato. Il vicepresidente Elio Conti Nibali squarcia il velo sulla nuova campagna istituzionale di OCF, l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. La campagna, presentata all'Hotel Michelangelo di Milano, è mirata a informare sia sulle novità normative che hanno attribuito a OCF la funzione di vigilanza sui consulenti finanziari, sia sulla costituzione delle due nuove sezioni dell'albo dedicate a autonomi e SCF. La campagna, ha commentato Nibali, ha l'obiettivo di informare in merito alle novità normative intervenute e di porre in risalto il ruolo di garanzia e tutela che OCF svolge nei confronti dei consulenti finanziari e dei risparmiatori. ANETF annuncia la nomina di Faisal El Hakim. Faisal riporterà direttamente Hector Menneil, co-CEO di ANETF, e avrà il compito di prendere contatto con asset manager di tutto il mondo intenzionati ad estendere la distribuzione di strategie già in essere, quotandole in formato di ETF e UCITS attraverso la piattaforma di ANETF. Con oltre 16 anni di esperienza su ETF, derivati e gestione del risparmio, Faisal arriva da Invesco, presso cui era Head of Asia Pacific and Middle East ETF Business Development and Sales.
Il consiglio del giorno, offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com, è Unicredit. Buy per banca Emil con target di 18 euro dopo apertura odierna 10,67. Il gruppo non commenta le descrizioni stampa sull'ipotesi di separazione tra le attività italiane ed estere, ma intanto i volumi sul titolo sono in deciso aumento a Piazza Affari. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica H2O, mentre ultima posizione per Finanzia delle Scicchiere. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.